quella che doveva essere una vacanza da sogno si è trasformata in un incubo, quando un gruppo di viaggiatori in Messico è stato derubato, assassinato e i loro corpi gettati in un pozzo di 50 piedi. E questa non è solo una storia. È realmente accaduto a un turista americano e ai suoi amici nel maggio del 2024, proprio nel cuore del Messico. E il Messico non è l'unica zona pericolosa. Da aree ovviamente pericolose alle insidie di viaggio inaspettate, questi sono i 10 paesi più pericolosi per gli americani. Visitali solo se sei pronto a rischiare letteralmente tutto. Dato che abbiamo già menzionato il Messico, partiremo da lì. Ora, potrebbe sorgere subito una domanda. Come può il Messico essere uno dei 10 paesi più pericolosi da visitare per gli americani quando è così vicino, così familiare e spesso ritratto come un paradiso per i turisti? Nel solo 2023, 36 milioni e 71 mila americani si sono recati in Messico per godere delle cristalline acque turchesi di Cancun, vedere le famose rovine Maya sul lungomare a Tulum e visitare Città del Messico, un luogo intriso di storia e cultura. Il Messico è una voce particolare nella lista, principalmente per le raccomandazioni di viaggio stabilite dal Dipartimento di Stato statunitense. Vedi, gli stati di questo paese presentano tutti i 4 livelli di avviso previsti. Le 2 popolari destinazioni turistiche che abbiamo menzionato si trovano nello stato di Quintana Roo, visitato da oltre 20 milioni di turisti nel 2023. Insieme a Città del Messico, un'area amministrata federalmente, questo stato rientra nel livello 2, prestare maggiore cautela. Ciò fa riferimento a livelli di disordine o attacchi superiori alla norma. L'avviso di livello 2 si applica anche a questi altri 15 stati messicani. Il livello 3, riconsiderare il viaggio, indica possibili gravi rischi per la sicurezza dei viaggiatori, i quali potrebbero trovarsi in aree dense di terrorismo o minaccate di bande o essere anche colpiti da disastri naturali. L'avviso di livello 3 è stato assegnato ai seguenti stati messicani. Baja California, dove si è verificato l'incidente descritto all'inizio di questo video, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos e Sonora. Poi ci sono 6 stati messicani in cui non dovresti viaggiare in nessuna circostanza. Gli stati con un avviso di livello 4, non viaggiare, possono prevedere rischi mortali come minacce di terrorismo nucleare, ribellioni in corso, guerre e bombardamenti. Questi sono luoghi dove il governo statunitense ha una capacità limitata o nulla di aiutarti. In Messico le aree di livello 4 sono Stato di Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas e Zacatecas. Al contrario, solo gli stati di Campeche e Yucatán sono elencati al livello 1. Esercitare normali precauzioni. Quindi, cosa c'è nel Messico che lo rende una destinazione turistica così complessa? Beh, probabilmente sai già la risposta. Nonostante il suo fascino, il Messico è afflitto da una grave violenza dei cartelli. Omicidi, rapimenti, dirottamenti di auto, rapine. Nomina un crimine violento e probabilmente è molto diffuso e comune in Messico. Secondo l'indice Armed Conflict Location and Event Data, che valuta ogni territorio del mondo in base alla sua violenza, il Messico è di gran lunga il paese più pericoloso per i civili, con più di 30.000 omicidi per il 6° anno consecutivo. E ciò si aggiunge alle quasi 112.000 persone segnalate come scomparse nel 2023. Fai i calcoli e ti renderai conto che sono circa 60 persone scomparse ogni giorno. Anche viaggiare in una destinazione turistica apparentemente più sicura e popolare come Cancun non garantisce la sicurezza. Dopotutto, ci sono ben 4 cartelli che operano nell'area di Cancun. Il cartello di Sinaloa, il cartello di Jalisco Nuova Generazione, il cartello del Golfo e il gruppo Regional. Quest'ultimo è composto principalmente da ex membri dei terribili Los Zetas. Chi sono i Los Zetas? Solo il più spietato cartello nella storia messicana, responsabile di una serie di atrocità, tra cui la seconda strage di San Fernando, in cui i membri di questo cartello hanno ucciso 193 persone in 2 giorni. Quindi, anche se finisci in uno degli stati messicani più sicuri, è fondamentale rimanere sempre vigili e cauti.
potrebbe essere meglio seguire le linee guida delineate dal Dipartimento di Stato per i dipendenti del governo. Evita di viaggiare tra le città dopo il tramonto. Evita di chiamare un taxi per strada. Esercita una maggiore cautela quando visiti bar locali, discoteche e casinò. Sii particolarmente vigile quando visiti banche e bancomat ed evita di mostrare segni di ricchezza, inclusi gioielli e orologi costosi. O vai sul sicuro e cerca direttamente un'altra destinazione, perché il Messico è probabilmente il migliore dei peggiori. Le cose si fanno più cupe e macabre da qui. Procediamo quindi con il nostro precario viaggio verso Haiti, la nostra prossima tappa. Ora, se non segui le notizie, questa potrebbe essere una rivelazione piuttosto scioccante, poiché anche Haiti è una destinazione amata dai turisti americani. Dopotutto, cosa c'è da non amare? Spiagge caraibiche, cultura vibrante, ricca storia. Beh, siamo sicuri che gli oltre 230 cittadini statunitensi che nel marzo 2024 hanno dovuto essere evacuati da Haiti durante una ribellione guidata da gang potrebbero aggiungere parecchi punti alla lista di aspetti non positivi di Haiti. Vediamo questa lista. Il Dipartimento di Stato statunitense sconsiglia ai cittadini americani di recarsi ad Haiti a causa di disordini civili, crimini violenti e un sistema sanitario carente. La situazione ad Haiti sta peggiorando ogni anno di più, facendosi sempre più allarmante. Solo dal 2021 al 2023 il numero di gang operative nel paese è quasi raddoppiato. Ecco perché non dovrebbe sorprendere che le violenze relative a queste bande sia aumentata del 60% nello stesso periodo. Per violenza ci riferiamo principalmente a confronti armati, aggressioni e rapimenti. Nella prima metà del 2024 ci sono già stati 166 eventi di questo tipo che hanno provocato più di 1500 vittime civili. In particolare, i cittadini americani sono più comunemente vittime di sequestri. La parte peggiore? Questi turisti spesso riescono a malapena a mettere piede sul suolo haitiano prima di essere violentemente attaccati. I rapinatori spesso stazionano vicino all'aeroporto internazionale Toussaint Louverture, aspettando l'arrivo di stranieri. Una volta individuati, seguono le loro auto e aspettano l'occasione perfetta per colpire, spesso ferendo gravemente i turisti nel processo. Ora, potresti pensare che viaggiare in un gruppo più grande ti terrà al sicuro, ma abbiamo brutte notizie. Anche i gruppi più grandi non sono immuni. Anzi, potrebbero risultare ancora più allettanti per questi criminali. È una semplice questione di matematica. Più turisti ci sono, più alto sarà il riscatto. Ecco perché la famigerata banda haitiana 400 Mawoso, la più grande del paese, non ha avuto problemi a rapire 17 persone da un autobus turistico nel 2022, appena fuori da Port-au-Prince, la capitale del paese. Un anno prima, 17 missionari cristiani statunitensi e canadesi erano stati rapiti dalla stessa banda che aveva richiesto un milione per il loro rilascio. Un milione a testa. E se non ti prendono le gang, potrebbe farlo la polizia haitiana. La violenza politica affligge Haiti da anni, con decine di eventi che si svolgono nel paese ogni mese. Solo nel marzo del 2024 ci sono stati quasi 100 scontri con le forze dell'ordine, 29 dei quali hanno visto brutali violenze contro i civili. Abbiamo disordini civili e crimini violenti, ma che dire della terza ragione, la terribile assistenza sanitaria? Beh, come se tutto ciò che abbiamo detto finora non fosse abbastanza, Haiti sta ancora facendo i conti con il primo grande focolaio moderno di colera, una malattia che si supponeva fosse stata sconfitta molto tempo fa. Tra l'ottobre del 2022 e l'aprile del 2023, quando è stata segnalata una recrudescenza del colera, ben 82.885 persone sono sospettate di aver contratto la malattia secondo il Ministero della Salute Pubblica e della Popolazione di Haiti. Poco più di 80.000 sono stati ricoverati, mentre 1.270 sono periti. Ma mentre le gang rappresentano una minaccia continua, almeno il governo haitiano nel suo complesso non ce l'ha con te. La stessa terrificante nozione non può essere detta per il nostro prossimo paese. Il pericoloso paesaggio dell'Afghanistan rende ogni momento una scommessa con la vita. Partiamo da una domanda apparentemente ovvia. Chi vorrebbe visitare l'Afghanistan considerando la sua tumultuosa storia con gli Stati Uniti?
Beh, esiste una cosa chiamata turismo del pericolo, con viaggiatori che sono attratti dai paesaggi aspri dell'Afghanistan, dal ricco patrimonio culturale e dal desiderio di vivere questa complessa storia in prima persona. Come ha affermato un viaggiatore del Regno Unito, è semplicemente crudo. Non c'è niente di più crudo di questo. E può essere attraente se vuoi vedere la vita reale. Sembra che parecchie persone condividano questo sentimento, dato che il numero di turisti stranieri è effettivamente aumentato del 120% nel 2023, raggiungendo quasi 5.200. Ma siamo chiari, non dovresti far parte di questa statistica nel 2024, né in qualsiasi anno successivo. Perché? Vedi tu, c'è il terrorismo, con decine di importanti gruppi terroristici che operano all'interno del paese. Molti ritengono che il paese sia gestito dai talebani, considerati un'organizzazione terroristica. E lasciatelo dire, i funzionari talebani potrebbero dire di sostenere il turismo, ma le loro promesse e appelli non sono altro che un velo su un regime noto per la sua brutale repressione, la violenza e la minaccia pervasiva a qualsiasi presenza straniera. Quindi, cosa può succederti come straniero in Afghanistan? Potresti essere ingiustamente detenuto per aver presumibilmente violato le leggi dei talebani, come è successo a un gruppo di cittadini stranieri, tra cui due americani, nel marzo 2024. Durante la detenzione avresti accesso limitato o nullo all'assistenza medica e potresti anche essere soggetto ad abusi fisici. Il peggio è che il governo statunitense non potrà aiutarti, poiché i talebani non permettono di verificare le condizioni dei cittadini americani neanche per telefono. Quindi sarai detenuto senza sapere perché né per quanto tempo e completamente alla mercé di un regime che non ha riguardo per il tuo benessere. Sembra una vacanza da sogno, no? Se questi dati non ti scioccano, le statistiche sulla criminalità in Afghanistan potrebbero farlo. Nel 2024 sono stati commessi oltre 76 crimini ogni 100.000 persone nel paese. Questo è un tasso di criminalità che, secondo l'Economic Times, colloca l'Afghanistan tra i 4 paesi più pericolosi del mondo, dietro al Sud Sudan, Sudan e al primo posto lo Yemen. Anche lo Yemen è presente nella nostra lista con un record veramente allarmante di caos e disperazione, ma ne parleremo più avanti. Per ora discutiamo quali tra i numerosi crimini che affliggono l'Afghanistan potrebbero colpirti di più. Se hai ascoltato attentamente il video fino a questo punto, probabilmente conosci già la risposta. Esatto, il rapimento. Dal 2021, quando l'ambasciata statunitense a Kabul ha sospeso le attività, i talebani sono di nuovo nel business degli ostaggi. I cittadini stranieri sono i principali obiettivi, con i talebani che utilizzano i rapimenti per riscatti o leva politica. So che finora sembra piuttosto brutto, ma sta per peggiorare ancora. Tornando nelle Americhe, un'altra trappola per turisti statunitensi sta aspettando, pronta a scattare. In Venezuela non troverai altro che guai. Abusi sui diritti umani, mancanza di assistenza sanitaria adeguata, disordini civili, detenzione ingiusta. Queste sono solo alcune delle minacce che puoi incontrare in quello che la World Population Review ha definito il paese con il più alto tasso di criminalità, con un indice di criminalità di 82,1. Data l'elevatezza di questo tasso, non dovrebbe sorprendere che la selezione dei crimini commessi quotidianamente in Venezuela copra tutto lo spettro. Omicidi, rapine a mano armata, sequestri di persona, furti d'auto e la lista potrebbe continuare all'infinito. E questa non è nemmeno la parte peggiore. La parte peggiore è che ben il 98% di questi crimini non porta a un processo. Quindi, se sei un amante di giustizia, responsabilità e sicurezza, il Venezuela potrebbe essere il tuo peggior incubo. Tuttavia, tra tutte le minacce che attualmente dovrebbero impedirti di visitare il Venezuela, i disordini civili sono senza dubbio al primo posto. Dopo che Nicolas Maduro, presidente di lungo corso del Venezuela, ha vinto il suo terzo mandato consecutivo di 6 anni in circostanze molto sospette nel luglio del 2024, nel paese è nuovamente scoppiato il caos. Un terzo di tutte le 140 dimostrazioni post-elettorali sono state segnate dalla violenza, con almeno 25 persone uccise, quasi 200 ferite e più di 2.400 arrestate a oggi. La crisi continua ha alimentato i timori di una più ampia repressione delle autorità venezuelane sui leader dell'opposizione e sui manifestanti.
Da questa cifra è ovvio che le forze di sicurezza del paese non hanno problemi a rispondere con violenza letale dopo aver esaurito metodi come gas lacrimogeni, spray al peperoncino e proiettili di gomma. Ma diciamo che ti terrai lontano dagli stati come Carabobo e Miranda, dove si svolgono la maggior parte delle dimostrazioni. Riuscirai a goderti le molte spiagge mozzafiato o i ricchi siti culturali che il Venezuela ha da offrire? Purtroppo no. Il crimine è pervasivo anche nelle aree considerate più sicure. Quelle bellissime spiagge non sono al riparo dalla portata dei rapinatori armati o dei sequestratori opportunisti. La vivace vita notturna è spesso oscurata dalla minaccia imminente di violenze. Non importa quanto lontano cerchi di sfuggire al caos, l'instabilità del Venezuela ti seguirà. E anche se riuscissi a sfuggirle brevemente, probabilmente ti mancherà qualcos'altro. Benzina, elettricità, acqua o medicine, poiché le carenze di queste risorse vitali sono comuni in tutto il paese. Lo stesso, e anche di più, può essere detto per il prossimo paese della nostra lista, lo Yemen. Ora, sebbene lo Yemen sia ricco di tradizioni secolari, paesaggi mozzafiato e antiche rovine, probabilmente non entrerà nella tua lista di posti da vedere assolutamente. E lascia che ti spieghiamo perché viaggiare in questa nazione potrebbe essere un'esperienza angosciante. Gli Stati Uniti non hanno un'ambasciata operativa in Yemen dal 2015. In altre parole, qualsiasi cosa ti succeda come turista nel paese, sarai lasciato a te stesso. Quindi, cosa può succederti? In realtà, parecchio. Dei 9 fattori di rischio che il Dipartimento di Stato usa per determinare quanto sia sicuro viaggiare in un paese, ben 6 sono presenti nello Yemen. I fattori in questione sono il terrorismo, i disordini civili, i rischi per la salute, i rapimenti, i conflitti armati e le mine terrestri. Quest'ultimo fattore è una novità nella nostra lista, aggiungendo un ulteriore livello di pericolo a una situazione già catastrofica. Le mine terrestri sono piazzate dalle forze Houthi, il gruppo islamista armato che controlla gran parte dello Yemen. Secondo il Landmine Monitor, almeno 582 persone sono state uccise o ferite da queste mine terrestri nel 2022, la maggior parte dei quali civili. Ora, se la prospettiva di dover fare attenzione a ogni tuo passo non ti fa riflettere due volte, il resto delle desolanti statistiche sullo Yemen potrebbe farlo. Lo Yemen è attualmente classificato al 23esimo posto al mondo sul Global Terrorism Index. Questo lo rende uno dei luoghi del pianeta con la maggior attività terroristica. L'indice Armed Conflict Location and Event Data dipinge un quadro ancora peggiore, classificando lo Yemen come il 13esimo paese più pericoloso al mondo. Oltre alle attività terroristiche, un posizionamento così alto è dovuto principalmente a frequenti eventi di violenza politica, numerosi rapimenti e sparizioni forzate, e alla diffusione geografica del conflitto. Grazie a quest'ultimo fattore, ben 4 milioni di persone sono esposte al conflitto nel paese, ovvero circa il 12% della popolazione dello Yemen. Le 5 province più esposte sono le seguenti: Al-Jawf, Taiz, Al-Hudaydah, che contiene il porto che Israele ha recentemente bombardato, Amanat al-Asima e Aden. Guarda una mappa dello Yemen che mostra tutte le province e ti renderai conto che c'è appena un angolo di questo paese non toccato dal caos. Per la maggioranza delle persone, caos e belle vacanze non rappresentano la combinazione ideale. Il caos regna supremo anche in Burkina Faso, che è una zona di pericolo meno spesso discussa sul palcoscenico mondiale. Caos e morte regnano sovrani. Solo nel 2023 ben 8.500 persone hanno perso la vita in Burkina Faso a causa degli scontri tra i ribelli e le forze di sicurezza del paese. Questi conflitti, uniti alla violenza di Al-Qaeda e dello Stato Islamico, hanno causato lo sfollamento di oltre 2 milioni di persone. Altri 150.000 hanno varcato i confini, cercando rifugio da un paese devastato da continui spargimenti di sangue. Visitare un paese da cui decine di migliaia di persone fuggono disperatamente non è esattamente desiderabile. Se però osi, il Dipartimento di Stato statunitense avverte di 3 gravi minacce: terrorismo, criminalità e sequestri. In tutte e 3 le minacce una cosa risulta vera: non sarai mai davvero al sicuro. Nemmeno nel tuo hotel, né in ristorante o in luoghi di culto, né alla stazione di polizia, dogana o postazione militare. I terroristi possono colpire ovunque, e lo fanno.
Se parliamo di regioni specifiche, la situazione più allarmante è nelle regioni dell'Est e del Sahel, nelle province di Kosi e Suru, nella regione di Boucle du Mouhoun, nella provincia di Kénédougou, nella regione degli Alti Bacini, nella provincia di Loroum, nella regione del Nord, e nella provincia di Koulpelogo, nella regione centro-orientale, dove il governo del Burkina Faso mantiene uno stato di emergenza. Naturalmente, per i turisti, il rapimento rimane la minaccia più diffusa in queste regioni e in tutto il Burkina Faso. Nel maggio 2009 è stata avviata un'operazione per liberare 4 ostaggi internazionali rapiti nel paese e nel vicino Benin. Tra loro c'era una donna americana sui 60 anni che era stata tenuta prigioniera per 28 estenuanti giorni. Forse un barlume di speranza, poiché è improbabile che una sorte simile capiti ai viaggiatori nel prossimo paese della nostra lista, il Myanmar, poiché il rapimento non è menzionato come una delle minacce diffuse nel paese. Ma non lasciarti ingannare da questo. Il Myanmar è comunque un paese incredibilmente violento. Infatti, secondo l'indice Armed Conflict Location and Event Data, è la seconda regione più violenta del mondo, superata solo dalla Palestina. Questo titolo poco lusinghiero deriva principalmente dal più alto numero di gruppi armati non statali che devastano il paese, oltre 1500. La parte peggiore? Sono ovunque, nelle città, nelle foreste, nei villaggi rurali. Quindi, che tu stia attraversando i paesaggi naturali un tempo famosi del paese o esplorando i resti dei suoi centri urbani, potresti entrare direttamente in un campo di battaglia. Dopotutto, le battaglie sono gli episodi di violenza politica più comuni nel paese. Nel giugno del 2024 ce ne sono state 288, che è il numero più basso segnalato nell'anno. Il record è stato a marzo, con ben 385 battaglie che si sono svolte in tutto il paese. Gli stati più colpiti da questa violenza includono Rakhine, Sagaing e Shan Settentrionale. In totale, ben il 43% della popolazione del Myanmar, che corrisponde a circa 22 milioni e 800 mila persone, è esposto al conflitto nel paese. Quindi, quante sono le possibilità che tu, come viaggiatore, lo eviti? Probabilmente nessuna. Come viaggiatore in Myanmar hai poche possibilità di evitare il conflitto pervasivo che avvolge la nazione. Con quasi la metà della popolazione che vive in aree afflitte dalla violenza, le tue probabilità di incontrare uno scontro o uno schermaglia sono allarmantemente alte. Il paesaggio tumultuoso non è solo uno sfondo, ma un rischio sempre presente, rendendo il Myanmar una delle destinazioni più pericolose che potresti scegliere. Una destinazione dove 15.800 persone hanno perso la vita solo nel 2025, il più alto dato relativo ai conflitti dopo Ucraina e Israele. Pensaci per un secondo. Forse non sentirai parlare della situazione in Myanmar tanto quanto senti parlare della guerra russo-ucraina e tra Israele e Hamas. Ma questa cifra dovrebbe dirti tutto quello che devi sapere. Ora, siamo onesti. Gli ultimi paesi menzionati non sono particolarmente attraenti per la maggioranza dei viaggiatori, soprattutto se paragonati al Messico. Ma il prossimo della lista potrebbe essere un po' più divisivo. Perché? Beh, alcuni cittadini statunitensi non avranno bisogno di report o statistiche per starne lontani. Altri avranno più difficoltà, poiché questo è indubbiamente uno dei paesi più unici al mondo, rendendolo un mistero affascinante. Il paese in questione è la Corea del Nord. Ora, nessuno scontro violento, crimine o disordine civile ha posto questo paese nella lista dei paesi da non visitare. Il motivo per cui non si consiglia di viaggiare in Corea del Nord, ed è l'eufemismo del secolo, è il continuo grave rischio di arresto e detenzione a lungo termine per i cittadini statunitensi. Infatti, questo rischio è così allarmantemente alto che il passaporto statunitense in realtà non è valido per andare, visitare o attraversare la Corea del Nord senza una validazione speciale, riservata solo per gli interessi nazionali. Anche con queste misure in atto, ci sono stati cittadini statunitensi che hanno viaggiato in Corea del Nord spinti da un intenso zelo religioso o attirati dal fascino criptico di uno stato autoritario altamente isolato. Qualunque fosse il motivo, le loro visite quasi mai sono finite bene. Kenneth Bai, guida turistica e missionario coreano-americano, nel 2012 è stato condannato a 15 anni di prigione per atti ostili, ma è stato fortunatamente liberato dopo 2 anni. Matthew Miller, che nel 2014 voleva chiedere asilo politico nel paese, è stato condannato a 6 anni di lavori forzati sotto accuse di spionaggio. Tuttavia,
Otto Warmbier, all'epoca uno studente di 22 anni, ha avuto la peggio. Nel 2016 è stato prelevato da un gruppo turistico e condannato a 15 anni di lavori forzati per aver presumibilmente cercato di rubare un poster di propaganda. Un poster? E quella non è nemmeno la parte peggiore. Dopo 17 mesi di prigionia in Corea del Nord, Warmbier è stato riportato a casa in stato vegetativo, morendo poco dopo. Questi tre casi da soli sono sufficienti per rendere una cosa molto chiara. Viaggiare in Corea del Nord agli Stati Uniti non ne vale la pena in nessuna circostanza. Per gli ultimi due paesi della nostra lista viaggeremo per la prima volta in Europa. Potrà sembrarti strano, poiché l'Europa è spesso vista come una regione relativamente sicura e stabile rispetto al tumulto di altri continenti. E lo era, fino al 24 febbraio 2022. Tuttavia, l'Ucraina non è uno dei due paesi rimasti nella nostra lista, poiché evitare di viaggiare in un paese coinvolto in una guerra altamente pubblicizzata e brutale è scontato. Questo spiega anche l'assenza della Palestina nella lista. Ma i due paesi che fanno parte della lista sono comunque collegati al conflitto ucraino. Si trovano semplicemente sul fronte opposto. Il primo è la Bielorussia. Dall'inizio della guerra in Ucraina, la Bielorussia si è strettamente allineata con la Russia, fungendo da punto di orchestrazione del conflitto. Quindi, l'unica cosa che puoi trovare in Bielorussia sono numerose forze militari russe alla ricerca del modo migliore per infliggere ulteriori danni all'Ucraina. Se ci si può fidare dei report recenti, nel paese è possibile trovare anche armi nucleari, poiché la Russia avrebbe presumibilmente iniziato a posizionarle in Bielorussia come parte della sua posizione militare strategica. Non è una compagnia desiderabile. Ma anche se escludiamo Ucraina e Russia dall'equazione, la Bielorussia non risulta proprio una destinazione di viaggio di primo piano di per sé. Il paese rimane sotto un regime repressivo, con abusi dei diritti umani e oppressione politica prevalenti. Il governo di Alexander Lukashenko è stato duramente criticato per la repressione del dissenso, la soppressione della libertà di parola e la mancanza di libertà politica. Decine di migliaia di individui, inclusi cittadini statunitensi, sono già stati detenuti negli ultimi anni per questi stessi motivi. Viaggia in Bielorussia come cittadino degli Stati Uniti e potresti ritrovarti a subire le dure misure del regime contro il dissenso percepito e l'influenza straniera. Misure distribuite in modo alquanto arbitrario. Inoltre, l'ambasciata degli Stati Uniti a Minsk ha interrotto le operazioni nel febbraio del 2022, quindi se lo fai sarai praticamente da solo. Parlando di ritrovarsi completamente soli al mondo, abbiamo finalmente raggiunto l'ultimo paese della nostra lista, la Russia. Il fatto che la Russia consideri gli Stati Uniti come il suo nemico numero uno e si ribelli attivamente a quello che percepisce come un ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti è motivo sufficiente perché la maggior parte dei viaggiatori statunitensi si senta a disagio in questo paese. Ma hey, lo capiamo. C'è l'imponente cattedrale di San Basilio a Mosca, famosa per la sua architettura da fiaba. Poi c'è il Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo, uno dei musei d'arte più grandi e prestigiosi al mondo, con capolavori e manufatti di enorme importanza. Per gli avventurieri c'è il lago Baikal, spesso definito la perla della Siberia, che offre viste mozzafiato e un sereno rifugio in uno dei laghi d'acqua dolce più profondi e antichi del mondo. Ma per tutta la bellezza che la Russia ha da offrire, c'è ancora più bruttezza. A causa delle continue tensioni geopolitiche e dell'instabilità interna, i cittadini statunitensi in Russia possono subire molestie e detenzioni ingiuste da parte delle autorità. Recenti rapporti hanno dettagliato episodi di applicazione arbitraria delle leggi locali e negazione dell'accesso consolare a individui detenuti. E a partire da luglio 2024 ci sono almeno una dozzina di cittadini statunitensi detenuti nelle carceri o prigioni russe in queste circostanze. Le loro accuse vanno dal possesso di droga al furto al tradimento e spionaggio. Fortunatamente, alcuni di loro sono stati rilasciati nello storico scambio di prigionieri tra Russia e Occidente nell'agosto 2024. Ma questo in nessun modo allevia i rischi e le incertezze per i viaggiatori statunitensi nel paese. Semplicemente, ogni misura che il governo russo introduce rende una cosa abbondantemente chiara. Considera tutti gli americani come nemici.
Ecco perché ha sospeso tutte le operazioni consolari al di fuori di Mosca, limitando enormemente la capacità del governo statunitense di aiutare i suoi cittadini. Inoltre, le carte di credito e di debito statunitensi non funzionano più in Russia per le sanzioni, e anche i voli commerciali sono limitati. E non dimentichiamoci della minaccia terroristica incombente. Dall'attacco terroristico contro civili coordinato nel marzo del 2024 presso la Crocus City Hall nella regione di Mosca, che ha ucciso 145 persone e ne ha ferite altre 551, il pericolo per i civili rimane elevato. Come ha dimostrato l'attacco a Mosca, questi attacchi possono avvenire praticamente ovunque, nei mercati, nei nodi di trasporto e in altre affollate aree turistiche. Quindi, per la tua sicurezza e a causa di tutte le ragioni sopracitate, è meglio stare lontani dalla Russia. Ma fai attenzione, questa lista non è in alcun modo esaustiva. Infatti, ci sono altri 11 paesi con la spaventosa designazione di livello 4 non viaggiare assegnata dal Dipartimento di Stato statunitense. Iran, Bangladesh, Libia, Libano, Somalia, Siria, Iraq, Sudan del Sud, Mali, Repubblica Centrafricana, Ucraina e Sudan. In totale sono circa il 10% dei paesi del mondo. Ci sono anche paesi con avvisi di viaggio di livello inferiore, come la Colombia, con un livello 3 che invitano a riconsiderare il viaggio ma che presenta comunque rischi per i turisti americani. Che ci creda o no, nel solo 2024 vi è stata una morte ogni 6 giorni nella città colombiana di Medellín, la stessa città dichiarata la seconda più cool del mondo dalla rivista Forbes nel 2023. È inutile dirlo, non importa dove vai, rimani diligente e allerta. Se questo video ha catturato il tuo interesse, sentiti libero di dare un'occhiata al nostro video sul piccolo paese che ha distrutto le sue bande, o a questo altro video che potrebbe piacerti. Grazie per aver guardato e, come sempre, stai attento là fuori.